Buongiorno e buona giornata e buon martedì 16 febbraio 2021, quasi alle ore mezzodì di questo martedì, dopo gli impegni mattutini lavoro, eccoci qui e dopo soprattutto che ho potuto visionare la puntata di Monday Night Raw pre-pay-per-view Elimination Chamber 2021, qui dalla fonte, tra parentesi, tutti contro tutti prima di Elimination Chamber, una puntata comunque bella, appunto frizzante, vivace, puntata che inizia con The Miz, che in pratica fa il suo show, Miz TV, ospite Drew McIntyre. Ovviamente diciamo che i due non se le mandano a dire, anche perché ricordiamo che The Miz ha sempre sempre le era stato detratto, cioè aveva perso la valigetta del Money in the Bank, poi le era stata ridata, quindi diciamo che insomma non si sa come andrà a finire, anche perché se ha sempre la valigetta in mano The Miz, qualche rischio può in qualche rischio può ingappare Drew McIntyre. Poi abbiamo avuto Art Business contro Lucha House Party e Riddle nel primo match della serata, vinto dai Lucha House Party e Matt Riddle, anche se poi Lashley attacca sia i Lucha House Party che Matt Riddle con la Heart Lock. Poi Bad Bunny vince il suo primo titolo in WWE, parliamo del titolo 24/7. Poi Charlotte Flair e Asuka contro Lacey Evans e Peyton Royce con Ric Flair. E qui voglio prima dire una cosa, proprio prima che guardavo la puntata nella sua, diciamo, interezza più o meno, ho letto attraverso sempre la fonte da cui sto prendendo i risultati dello show del lunedì sera della WWE, che praticamente Lacey Evans è incinta, ma si pensava che era in chiave storyline, invece la bella soldatessa militare sembra che veramente sia in dolce attesa. Ricordiamo che Lacey Evans è già mamma, è già una bambina, quindi sarà il secondo figlio o figlio, questo poi si scoprirà più avanti. Anche perché appunto Evans attraverso il microfono dichiara, dice: sono incinta. Ric Flair inizia a festeggiare come un pazzo. E quindi insomma, poi è normale che il marito vero è un'altra cosa, poi in chiave storyline magari questa situazione la puoi evolvere in maniera tale che magari sia stato Ric Flair a mettere in dolce attesa Lacey Evans e poi magari ne nasce tutto un quid pro quo, magari fra tanti mesi a venire, però il tutto potrebbe essere rinchiuso in una botte di ferro e magari non se ne farà più niente. Oppure, pure con l'assenza di Lacey Evans, diciamo che insomma, magari Charlotte si dichiara non più figlia legittima di Ric Flair, e quindi i due si dividono ovviamente in chiave narrativa. Vabbè, queste sono mie idee. Poi Kofi Kingston ha la netta possibilità di deturpare The Miz dal posto come partecipante al match nella gabbia con in palio il titolo WWE, appunto, contro il Magnifico. Lo stesso Kofi riesce a superare The Miz in un bel gradevole match. Poi abbiamo Lana con l'assistenza di Naomi contro Shayna Baszler con l'assistenza di Nia Jax a vincere Nia Jax. La povera Lana deve cedere subito, subitissimo alla sottomissione della Baszler. Poi inizia il Gauntlet Match e AJ Styles ovviamente con l'assistenza del gigantesco super forzesco Omos contro Kofi Kingston con l'assistenza di Xavier Woods a vincere come primo AJ Styles, eliminato Kofi Kingston. Poi arriva Drew McIntyre che elimina però AJ Styles.
Poi Drew McIntyre affronta Jeff Hardy ed elimina proprio il carismatico enigma Jeff Hardy. Poi arriva Randy Orton, che però in realtà il match dura un niente praticamente perché Alexa Bliss ritorna questa settimana a Raw e ovviamente prosegue nell'interminabile rivalità che lei porta comunque avanti nonostante l'assenza del Demone e del Fiend Bray Wyatt nei confronti di Randy Orton e quindi con questa grande distrazione di Alexa Bliss il Demone tra virgolette anche se The Fiend Bray Wyatt non lo vediamo ormai da dicembre. Quindi Randy Orton perde per countout, poi arriva Sheamus in grande pompa magna. Anzi, non arriva dallo stage, arriva aggredendo alle spalle dal ring Drew McIntyre, il campione, lo stesso Sheamus che batte Drew McIntyre e poi ovviamente tutto impazzito di gioia festeggiando Sheamus dichiara a Drew McIntyre che lui l'irlandese non verrà sconfitto da Drew McIntyre, e quindi già si proclama Sheamus futuro imminente campione WWE, però cari amici, io dico a questo punto che, cioè, mettiamo il caso che comunque rivediamo uno scenario di questo tipo anche al pay per view, che gli ultimi due che rimangono nella gabbia sono Drew McIntyre e Sheamus. E mettendo sempre l'ipotesi che vinca Drew McIntyre, però è ovvio, anzi abbastanza lecito, esplicito oserei dire, che Sheamus, che sia nella gabbia, un match uno contro uno, vuole questo titolo WWE. Però non dimenticando che c'è sempre Edge che non ha ancora dichiarato contro chi vorrà, con chi vuole sfidare, contro chi vuole e quale cintura vorrebbe conquistare a WrestleMania, la Rated Superstar. Con questo, nel senso che vi dico che secondo me potremmo avere magari a Fastlane una sfida uno contro uno titolata tra Drew McIntyre e Sheamus, però vi devo anche tenere bene a mente che è comparso anche Braun Strowman nell'ultima puntata di Raw, dove praticamente c'è stato un grande battibecco verbale con Adam Pearce, l'officer WWE, ma soprattutto con Shane McMahon. E proprio sempre prima di fare questo video leggevo la notizia dei grandi amici di Spazio Wrestling che praticamente in virtù di quello che è successo a Raw già si ipoteca un possibile match tra Braun Strowman e Shane McMahon a WrestleMania 37 e sempre proseguendo con qualche altra notizia che praticamente allora fatemi ricordare bene ma me ne sono scordata adesso. Va bene, dai. E niente, quindi andiamo a fare il secondo di Elimination Chamber, ce l'avevo sulla punta della lingua, ma me ne sono dimenticato proprio all'istante. Vabbè. Allora, ricordiamo qui, ah sì, ecco, adesso ho ricordato che praticamente la WWE rimarrà al Tropicana Field fino ai primi di aprile, infatti nell'ultima puntata di Raw pre-WrestleMania, o non so se anche quella SmackDown pre-WrestleMania dovrebbe essere l'ultima al Tropicana Field, poi quindi si trasferiranno allo stadio dove hanno giocato i Tampa Bay Buccaneers il Super Bowl di football. E poi si diceva sempre nella notizia che non prima di giugno, quindi verso giugno, magari luglio, finalmente gli atleti e i dirigenti e lo staff WWE potrà ritornare nei palazzetti. Staremo a vedere.
ovviamente sembra situazione Covid permettendo. Chiudiamo il video appunto ricordando che questa domenica, nella notte tra domenica 21 febbraio e lunedì 22 febbraio, si terrà appunto il pay-per-view Elimination Chamber al Tropicana Field in Florida, con appunto i roster di Raw e di SmackDown. I match quindi abbiamo l'Elimination Chamber match per il titolo WWE aggiornato con un più The Miz, ma al posto di The Miz, Kofi Kingston, Drew McIntyre, Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus e Kofi Kingston. Poi bisognerà capire a questo punto però se Asuka potrà comunque difendere il suo titolo, però contro di chi a questo punto, perché se lei si va incinta bisogna capire se, diciamo, ci può essere comunque la possibilità che la bellezza, la soldatessa militare possa combattere contro Asuka o meno, però insomma. Poi Bobby Lashley con l'assistenza di MVP contro Keith Lee e Riddle nel Triple Threat per il titolo degli Stati Uniti. L'Elimination Chamber match per decretare l'ospitante nella stessa sera, nello stesso pay-per-view, al titolo universale detenuto da Roman Reigns, sfida che vedrà contrapposti Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn, Cesaro e Daniel Bryan. Poi Roman Reigns appunto affronterà il vincente della Chamber. Quindi al momento sono 5 match, anche se escludiamo la fine del match di Asuka, che quindi credo al momento non si sa, non so se c'è sicurezza piena per quel match, quindi match sicuri ne sono 4. Se si fa quello di Asuka sono 5. Qualche aggiunta potrà essere fatta magari a SmackDown, però tenendo conto sempre che i match nella gabbia durano una bella mezz'oretta abbondante, anzi magari anche 40 minuti. Bene, io vi ringrazio per la vostra collaborazione, la vostra attenzione. Ricordo, nella giornata di quest'oggi, tra qualche oretta, magari dopo pranzo, le 2:30, le 3, così, farò una diretta su Facebook per fare il resoconto degli ultimi turni di campionato di Serie A, Serie B, presentare i primi turni di eliminazione diretta di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Quindi io vi saluto. Buon proseguimento di giornata, buon pranzo e mi raccomando, come so anch'io, chi è appassionato di wrestling, chi segue, che sia WWE, Impact, All Elite o quant'altro, imitiamoci a guardare ma non a imitare, perché se no, come dice Michele Posa, siamo soltanto dei somari. Capito? Ciao a tutti, ciao!